Mina san konnichiwa, giapponese con Miru e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. Questa è una lezione dove continueremo a studiare i verbi e in particolare oggi studieremo il verbo denudarsi, spogliarsi. In questa lezione studiamo il verbo spogliarsi, denudarsi, che in giapponese si dice nugu, nugu. E mi interessa darvi questo verbo per via della sua desinenza. Infatti finisce con la sillaba g. Noi sappiamo che tutti i verbi giapponesi a livello di suono finiscono con il suono u. Abbiamo visto dei verbi che finiscono con la vocale u. Abbiamo visto dei verbi che finiscono con la consonante k. E oggi vediamo appunto uno dei verbi che finisce con la consonante g. Quindi ho pensato al verbo nugu. Non faremo grammatica nuova, studieremo questo verbo, studieremo questo kanji e coglierò l'occasione anche per darvi dei vocaboli nuovi che si possono abbinare a questo verbo. Il kanji di nugu deriva da questo pittogramma, dove possiamo riconoscere diverse parti. Sul lato sinistro vediamo questa parte che rappresenta la carne tagliata. Sul lato destro invece vediamo in alto questa barra che si spezza in due, quindi il concetto di divisione, la bocca di un essere umano con sotto il corpo, una persona. In pratica questo rappresenta il concetto di perdere peso e quindi perdere la carne e quindi perdere i vestiti, spogliarsi. In merito a questo kanji voglio dirvi una cosa che abbiamo già visto in qualche lezione passata, ovvero il radicale di nikuzuki, ovvero quando noi prendiamo la luna e la mettiamo sul lato sinistro al radicale, la maggior parte delle volte quella luna rappresenta la carne e il radicale di carne si chiama nik, che significa appunto carne, e zuki, che è in pratica la nigorizzazione della parola tsuki. Quindi carne, luna, niku più tsuki, nikuzuki, nikuzuki. Quindi il radicale è nikuzuki. Questa è una parola che vedremo, che useremo anche in futuro, quindi vi prego di impararla. Il kanji di nugu è un kanji abbastanza semplice, è composto da 11 tratti, lo scriviamo insieme. Allora facciamo prima il nikuzuki sul lato sinistro. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 a scivolare e poi l'11 a fare questo angolo e a schizzare in questo modo. Lo rifaccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a scivolare, 11 a schizzare in questo modo. Nugu, spogliarsi. La prossima parola che impariamo a scopo di fare vocabolario è la parola genkan. Genkan. Il genkan in pratica è l'ingresso delle case. Si tratta di uno spazio che si trova dopo la porta d'ingresso, è una sorta di anticamera tra l'esterno e l'interno della casa. In pratica si tratta di quello spazio dove ci si toglie le scarpe prima di entrare dentro casa. È uno spazio dove possiamo trovare qualcosa come un appendiabiti oppure un portaombrelli. Genkan si scrive con questi due kanji. Il primo, gen, deriva da questo pittogramma, che rappresenta dei fili che sono intrecciati fra loro, a creare qualcosa di difficilmente districabile o comunque un intreccio molto complesso. Da questo pittogramma nascono due idee. La prima è un colore, il colore nero o qualcosa di molto scuro, proprio perché l'intreccio è molto fitto. E la seconda idea che nasce da questo pittogramma è il concetto di un qualcosa, di un posto in particolare, imperscrutabile o comunque insondabile. Gen è un kanji molto semplice, a 5 tratti, e si scrive in questo modo. 1, 2, facciamo una linea che si ferma,
3, 4, 5. Lo rifacciamo. 1, 2, 3, 4, 5. Gen. Il kanji di kan, invece, deriva da questo pittogramma. In pratica si tratta di un pittogramma dove riconosciamo due parti. La parte in nero, che descrive un cancello, una porta, alla quale sono applicati dei fili, delle matasse di filo che scendono in verticale. Da questo pittogramma nasce il kanji di kan, che significa sì porta, ma in realtà esprime il concetto di attraversamento. Infatti, questa porta è più una porta che divide in maniera netta un posto dall'altro. Quindi bisogna attraversare per forza questa porta per collegare un posto all'altro. Ed è anche un kanji che si utilizza, per esempio, che ne so, per esprimere il concetto di dogana o posto di blocco. Quindi si tratta di una porta con una funzione particolare di collegamento. Kan è un kanji a 14 tratti e si fa in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi abbiamo fatto il cancello. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo rifaccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan. E adesso finalmente possiamo scrivere la parola Gen Kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gen Kan. Un'altra parola che impariamo in questa lezione è la parola kutsu. Kutsu, che significa scarpe. Il kanji di scarpe deriva da questo pittogramma. In pratica riconosciamo nel pittogramma questa parte in rosso che rappresenta un animale al quale è stata tolta la pelle dalla testa fino alla coda per essere conciata a farci qualcosa. Mentre nel lato destro riconosciamo due uomini che sono invertiti, uno è messo sotto sopra. Vi ricordate? Da questo concetto nasce la parte destra del kanji che abbiamo già visto nel kanji di fiore o anche nel kanji di chimica. Non so se ve lo ricordate. Comunque, abbiamo nel lato sinistro il radicale che ricorda la lavorazione della pelle. E sul lato destro abbiamo il kanji che descrive la trasformazione. Il kanji di kutsu è formato da 13 tratti. Si fa così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi facciamo il kanji di trasformazione. 10, 11, 12, 13. Lo rifaccio, cerco di farlo meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kutsu, scarpe. Ho preparato degli esempi con il verbo nugimasu. Colgo l'occasione per insegnarvi anche delle parole nuove in katakana. Allora, la prima parola che vediamo è la parola shatsu. 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 È una pronuncia parecchio storpiata della parola shirt, che significa camicia in inglese. In giapponese si dice shatsu. Shatsu. Shatsu wo. Shatsu wo nogimashita. Mi sono tolto la camicia. Shatsu. T-shirt.
T-shirt. Quindi, T-shirtsu wo nugimashita. T-shirtsu wo nugimashita. Poi vediamo la parola zbon, zbon, che deriva dal francese e significa pantaloni, calzoni. Zbon wo nugimashita. Zbon wo nugimashita. Mi sono tolto i calzoni. Infine troviamo la parola kutsu. Kutsu wo nugimashita. Mi sono tolto le scarpe. Kutsu wo nugimashita. Infine vediamo l'ultimo esempio della lezione. Genkan de kutsu wo nugimasu. Genkan de kutsu wo nugimasu. Qui non ho messo nessun soggetto, non ho messo watashi, anata, kare, kanojo. Questa è un'informazione generica che vale per tutti. Genkan de, de è la particella che ci racconta dove accade un'azione, e in particolare l'azione è l'azione di togliersi le scarpe. Genkan de kutsu wo nugimasu. Nel genkan ci si toglie le scarpe. Genkan de kutsu wo nugimasu. Ed eccoci arrivati a fine lezione. In questa lezione abbiamo visto il verbo nugu, che significa togliersi, spogliarsi di qualcosa. Abbiamo visto degli oggetti di cui è possibile spogliarsi, e sono la camicia, che si dice shatsu, t-shirt, che significa t-shirt, zubon, zubon, dal francese, zubon, dal francese, pantaloni, kutsu, scarpe. Abbiamo imparato che c'è questa zona all'interno delle case giapponesi che si chiama Genkan, che in pratica è il nostro ingresso, e in più abbiamo visto anche l'uso della particella de, che descrive dove accade un'azione. E con questo vi saluto, ma prima vi invito a mettere un pollice up e a fare l'iscrizione al canale, e se vi va di venirmi anche a trovare sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Si tratta di un piccolo laboratorio linguistico dove ci si diverte ad ascoltare delle scenette in giapponese. De va, ciao, matane!